grazie alla tecnologia, questo stesso incidente, stessa macchina, stessa velocità, stessi manichini, grazie a altre cinture, si risolve in questo modo. Vediamolo più nel dettaglio. Ecco perché sono stati introdotti gli airbag e le cinture obbligatorie. E poi c'è il protezionatore. Io ho già visto che molti hanno alzato la mano alla domanda di chi c'è già la patente, giusto? Bene, non dico gli altri, ma almeno voi c'è già la patente. Guidate una macchina che ha il protezionatore? Da non confondere il protezionatore col fatto che se tiro la cintura violentemente si blocca, non è un'altra cosa. Complimenti, comunque siete nella media nazionale del 99,8% che non sa di avere il protezionatore di macchina. Solo in una piazza avevo 400 persone di fronte, io con la voce un po' rassegnata ho detto: chi di voi c'è il protezionatore di macchina? Il signore ha alzato la mano secco. Sono sceso con il microfono, sono andato vicino e ho detto: guarda, io la braccerei, finalmente un italiano che sa dov'è il protezionatore di macchina. Ah, nella sua macchina il protezionatore dove montare? E che ne so io? Ma sa che serve? Non mi vuole più parlare di te. Ma sa come funziona? Assolutamente no. Perché scusa? Perché ha la mano? Perché ho ritirato la macchina l'altro giorno, 40.000 euro, full optional, gli accessori li ho messi tutti, sta cosa dove sta forza. E mi fa il catalogo, scegli, lo vuoi o non lo vuoi, se c'è l'iPad, c'è anche lui e dovete sapere che c'è, e dovete sapere a che serve, come funziona, e lo capirete tra un minuto. Immaginiamo la scena di prima, io che sto guidando, legato dalla cintura, prima che mi taglia la strada, io mi sbatto, scivolo sul sedile per effetto di quella spinta, finché la cintura crack si blocca, io ho già fatto 20 cm in avanti, poi se adesso 100 kg a 80 all'ora su quella cintura, io esercito una spinta, una pressione che pari a 2800 kg, la cintura si deforma e io continuo ad andare avanti, la plancia magari viene verso di me, finché mi becco il cuscino mentre si sta gonfiando sulla faccia. Per impedire questo hanno montato il pretensionatore. Il pretensionatore che può essere montato a seconda del modello della macchina o dove esce la cintura, tipo Mercedes, tipo Volkswagen, tipo Smart, qui da dove esce la cintura, o qui sotto dove si aggancia la cintura, guardate qui, dove la agganciate, o qui sotto dove la cintura addominale incrocia la diagonale. In quella capsula d'acciaio c'è una carica esplosiva e due meccanismi. Quella è come la cartuccia di un fucile. Avviene l'impatto, io sto scivolando sul sedile, esplode come scoppia il pretensionatore e si stacca sotto, prende la cintura, ma la tira con una tale violenza che deve prendere tutto il peso del mio corpo spinto in avanti e riportarlo letteralmente sul sedile. Violentissimo, pari a 150 kg di strappo. L'amico che ha fatto un tamponamento d'estate per... Seconda A, vi daranno un piccolo assaggio di quello che è stato il nostro lavoro durante questo periodo sull'educazione stradale. I bambini hanno scelto dei segnali e adesso ve li presenteranno. Ognuno di loro rappresenta il segnale che ha appeso al collo. Ascoltiamoli. Io rappresento il vigile. Il vigile è un agente della polizia municipale.
Il suo ruolo è quello di far rispettare il codice della strada. Le segnalazioni manuali eseguite dal vigile con le braccia e con le mani hanno lo stesso identico significato del semaforo. Se il vigile... Se sono parallele al senso di marcia, significa che si può passare e corrisponde alla luce verde del semaforo. Se sono perpendicolare al senso di marcia, significa che non si può passare e corrisponde alla luce rossa del semaforo. Se il vigile alza un braccio in alto per pochi secondi, significa che tra pochi minuti scatterà il giallo. Il ruolo del vigile è molto importante, ce lo dice anche Gianni Rodari con la sua filastrocca. Il vigile urbano. Chi è più forte del vigile urbano? Per me Trump, con una mano, con un dito calmo e sereno, tiene indietro un autotreno, 100 motori scalpinanti, li mette a cuccia alzando i guanti. Sempre in mezzo al baccano, chi è più paziente del vigile urbano? Io rappresento il segnale di pericolo, come vedete è di forma triangolare e fa parte della segnaletica verticale. Questo segnale avverte i conducenti di veicoli che nelle vicinanze ci sono dei luoghi frequentati dai bambini come scuole, giardini pubblici, campi da gioco. Il mio funziona. Io rappresento il semaforo. Io rappresento il semaforo per i ciclisti. Il codice della strada prevede che vi sia un semaforo per le biciclette. È posto all'uscita delle piste ciclabili. Il suo funzionamento è uguale a quello di un normale semaforo per autoveicoli, soltanto che al centro delle tre luci compare il simbolo di una bicicletta. Il ciclista potrà così regolarsi. La luce verde accesa permette soltanto ai conducenti di biciclette di attraversare l'incrocio. La luce gialla fissa accesa indica ai conducenti di biciclette di fermarsi. La luce rossa accesa indica l'arresto alle biciclette. Il semaforo per ciclisti vale solo per la bicicletta. Io rappresento un segnale di divieto. Esattamente. In entrambi i lati, esattamente il divieto di sosta, in entrambi i lati. Questo segnale è di forma circolare e vieta a qualsiasi veicolo di fermarsi. In caso di sosta il veicolo può essere rimosso. Ricordatevelo! Io rappresento il segnale pericolo tenerico. Come vedete è una forma triangolare, come tutti i segnali di pericolo. Segnala un pericolo diverso da quelli segnati negli altri segnali di pericolo. Spesso va integrato un segnale che indichi la natura del pericolo. Io rappresento un segnale di indicazioni. Come vedete è di forma quadrata ed è di colore blu. Questi segnali hanno la funzione di fornire a tutti coloro che circolano sulla strada le informazioni necessarie. Il mio indica un attraversamento ciclabile. Io rappresento il semaforo.
voglio presentarvi questo prezioso strumento con una simpatica filastrocca, il semaforo. Se il semaforo segna il verde, passa chi vince e passa chi perde. Passano i belli, passano i brutti, insomma passano tutti. Se il semaforo segna il rosso, non passa nemmeno il pezzo d'osso. Non passa né il biondo, né il moro e nemmeno che carico d'oro. Insomma, se rosso è il segnale, passa solo la nave spaziale. Ah, dimenticavo, il semaforo fa parte della segnaletica luminosa. Io rappresento un segnale di divieto. Questo mio segnale vieta il transito su quella strada a tutti i motocicli, cioè le moto. Consente invece a tutti gli altri veicoli, compresi biciclette, ciclomotori e autovetture, di transitare. Attenzione a non confondere motocicli con ciclomotori, motorini, vespe, eccetera. Il mio è un segnale di divieto e di forma circolare e fa parte della segnaletica verticale. Vieta ai conducenti dei veicoli di usare segnalatori acustici. Si possono usare solo in caso di pericolo immediato. Io rappresento il segnale di obbligo, come vedete è di colore blu e ha una forma circolare. Indica l'obbligo di andare nella direzione della freccia bianca. Questo segnale fa parte della segnaletica verticale. Divieto di transito. Io rappresento il divieto di transito. Come potete vedere, ha una forma circolare ed è un segnale di divieto. Fa parte della segnaletica verticale e vieta il transito in entrambi i sensi di marcia a tutti i veicoli, sia quelli di motore sia quelli senza, ma non ai pedoni. Io rappresento un segnale di indicazione. Indica l'inizio di una strada riservata a tutti i veicoli a motore, autovetture, autotreni, motocicli, eccetera. Mentre vede il transito ai veicoli senza motore, biciclette, carretti, eccetera, se barrato da una striscia rossa significa che è la fine della sua validità. Io rappresento il segnale di divieto di accesso. Il segnale vieta ai conducenti di entrare in una strada che ha senso unico. Io rappresento un segnale di obbligo. Come vedete è tutto blu e di forma circolare. Rappresenta il segnale di una rotatoria. I conducenti dei veicoli devono seguire il senso di marcia indicato dalle frecce. Io rappresento il semaforo per i pedoni. Un semaforo pedonale regola il passaggio dei pedoni negli incroci. Può essere dotato di segnalazione acustica per i non vedenti. Con luce rossa accesa impone ai pedoni di fermarsi prima dell'attraversamento. Con luce gialla fissa accesa impone ai pedoni che hanno già occupato l'attraversamento pedonale di liberarlo rapidamente e di fermarsi. Con luce verde accesa impone ai pedoni che possono attraversare e obbliga i conducenti di dare la precedenza ai pedoni che attraversano. Io rappresento un segnale di pericolo. Come vedete ha una forma triangolare. Segnala ai conducenti di veicoli la presenza di un attraversamento pedonale contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata. Questo cartello di forma ottagonale e di colore rosso si chiama stop. Lo incontriamo vicino a un incrocio pericoloso, bisogna sempre fermarsi e dare la precedenza a tutti i veicoli che provengono da destra e da sinistra. Thank you.
E ora finiremo con due filastrocche. Il giro tondo delle ruote. Su quattro ruote corrono velocemente tutte le auto di chi ha la patente. Quattro ruote al camioncino che si guida pian pianino. Due ruote alla bicicletta e due ruote anche alla motocicletta. Quattro ruote al bus colorato che tanti bimbi ha trasportato. Il treno quante ruote ha? Ruote di ferro in quantità e per portarci fino al mare su una strada tutta speciale. In giro per la città, sul marciapiede va il pedone come tutte le persone, però per attraversare sulle strisce deve andare. Sulla strada un ciclista corre come fosse in pista, ma il ciclista leggeabile sceglie la pista ciclabile. Corre l'auto sulla strada nella giusta carreggiata. Strisce bianche e segnali sono aiuti assai speciali. L'autobus per la città quanta gente porterà? La sua corsa è puntata, attenzione alle fermate. E adesso ascolterete i bambini anche della seconda e concluderemo con un canto. Della seconda, scusate, concluderemo dopo con un canto. Buongiorno a tutti, anche i bambini della seconda B hanno preparato qualcosa da far ascoltare ai genitori, quindi vediamo un po'. Comincia Giulia. Stai attento, dicono i segnali triangolari. Stai attento, dicono i segnali triangolari rossi. Potrebbero esserci dei pericoli anche molto grossi. Segui le mie indicazioni, dicono i segnali blu. Non puoi sbagliare nemmeno tu. Non lo puoi fare, dicono i segnali rotondi rossi con determinazione e indicano i divieti alla circolazione. E quando vedi lo stop non c'è altro da fare, ti devi assolutamente fermare. Se senti suonare una sirena ti devi subito fermare, si sta avvicinando un mezzo che devi lasciar passare. Avvicinati al bordo della strada e non la ingombrare, quando il mezzo è passato puoi transitare. Il vigile è un amico speciale che lavora anche a Natale. Se fischia ti devi fermare perché ti vuole insegnare le regole per circolare, se i pericoli vuoi evitare. Si chiamano zebre ma non sono animali, sono le strisce pedonali.
se la strada vuoi attraversare, sulle strisce devi passare. Prima guardo con attenzione, scrutando in ogni direzione, se non c'è nessuno che sta per arrivare, con sicurezza puoi attraversare. Questi bambini hanno disegnato con le loro manine e dipinto con le loro manine i segnali stradali, perciò un bel applauso perché se lo meritano proprio. Adesso vi dicono, ognuno di loro vi diranno che segnale portano. Francesco, qual è il tuo segnale? Lavoro in corso. Lavoro in corso. Qual è il tuo segnale? Doppio senso di circolazione. E l'hai fatto proprio tu? Sì. Dire sì. Sì, per. È giusto. Con pericolo generico. Dico, basta da sotto, dire, no? Qual è il tuo segnale? Pista ciclabile. Il segnale? Diritto di precedenza. Diritto di precedenza. Il segnale te lo ricordi? Perché poco fa non te lo ricordavi, eh? Forza, vediamo. Divieto di transito. Divieto di transito. Due. Presenza di ciclisti. Dare precedenza. Dare precedenza. Divieto di transito alle biciclette. Allora, aspetta. Quindi tu quando vedi questo divieto sai che con la bicicletta non ci puoi passare, vero? Lo sai, vero? Lavori in corso. E che significa, Francesco, questo segnale? Lavori in corso. Che c'è un lavoro. Avvicinati. Che c'è un lavoro e ci sono degli operatori. Emma tesoro, qual è il tuo segnale? Semaforo. Il semaforo. E tu li conosci i colori del semaforo? Quali sono i colori del semaforo? Rosso, giallo e verde. E quando c'è il rosso che succede? Che ci dobbiamo fermare. Va bene. E invece quando è che possiamo passare? Quando è verde. Quando è verde? Un applauso. Il tuo segnale? Transito pedonale. E che significa? Significa che i pedoni possono passare. Che i pedoni possono passare. La nostra Clara. Divieto di accesso. Che significa questo segnale, Clara? Che non puoi passare. Che non si può passare. E il tuo, Giulia? Divieto di sosta. E che significa? Che non ti puoi fermare. Che non ti puoi fermare. Brava la Giulia, un applauso. Il nostro amico vigile. Thank you.
I bambini concluderanno con un canto il nostro amico Vigile. Vai Lorenzo. Il nostro amico Vigile. Poiché è da anni che si svolge e noi ragazzi ne siamo molto entusiasti. La cosa più bella è l'attività di vigilanti. Attenti signori, ormai abbiamo la divisa da vigili e il fischietto e saremo presto sulla strada per multare i vostri comportamenti scorretti.
Durante le attività del progetto abbiamo capito quanto sia importante rispettare il codice della strada. Abbiamo appreso che tutto ciò che sembra scontato, come mettere le cinture, il casco, eccetera, è importantissimo. Le lezioni tenute sono state molto interessanti e coinvolgenti. Ora i miei compagni vi diranno in rima tutto ciò che abbiamo imparato. Della sicurezza, stai tranquillo che non ti stressa. Ti vuole solo ricordare quali regole tu devi rispettare. Adesso Antonella scendono. Se hai preso la patente, saprai che devi essere prudente. Devi guidare con attenzione e non farti prendere dall'apprensione. Con la cintura allacciata la tua incolumità è assicurata. Potrai viaggiare in sicurezza e in caso di incidente è la tua salvezza. Se vai in moto o in bicicletta, metti sempre il casco in testa. Se hai un bambino, ti devi ricordare il seggiolino e lo dovrai allacciare. Se rispetterai sempre queste regole, non ti arriveranno multe, che sono come tegole. Potrai invece viaggiare contento e la tua vita sarà un divertimento. Attenzione, non finisce qui. Anche il pedone dovrà fare così. Rispettare il codice della strada in ogni momento e dovunque vada. Pronto? Non si passa la strada obliquamente se non vuoi essere vittima di incidente. Devi usare le strisce e gli attraversamenti e ti assicuro che non te ne penti. Come vedi, queste regole non sono un fardello, ma servono a tutti per vivere meglio. Allora amici, abbiamo imparato che il codice della strada va sempre rispettato. Soleto alla simulazione di incidente stradale organizzata dal Comune di Soleto, ACI, la Croce Rossa Italiana, Comitato di Lecce. Un'auto e un motorino danneggiati in mezzo alla strada. A terra un motociclista. In auto il guidatore è in stato confusionale. Pochi minuti e urlano le sirene dei soccorsi. È lo scenario di molti incidenti. La simulazione illustrerà le varie fasi del soccorso e i rischi del mancato rispetto delle norme del codice della strada. Questa è la cronaca di ciò che sta per accadere. Per motivi tecnici ci troviamo di fronte a una scena già accaduta, quindi abbiamo già l'auto e il motorino che non c'è, insomma, sempre per motivi tecnici. Ma questo è ciò che è accaduto poco prima. Giuseppe è alla guida del suo motociclo, sta correndo e si accorge all'ultimo momento che un'auto guidata da Antonio si è immessa sulla strada da lui percorsa, uscendo da uno stop senza dargli la precedenza. L'urto è violento, il motociclista viene sbalzato a diversi metri di distanza. Antonio, l'automobilista, è illeso ma confuso. Giuseppe ha un forte dolore alla gamba destra e alla schiena. Un passante chiama subito il 112 a cui comunica l'accaduto e la situazione attuale. I carabinieri attivano il 118 e la polizia locale. Arrivano sul luogo una pattuglia dei carabinieri, una della polizia locale, che si adoperano a delimitare l'area dell'incidente. Antonio intanto è sceso dall'auto e si è appoggiato ad essa. Giuseppe rimane a terra dolorante. Dopo poco giunge anche un'ambulanza del 118. Con a bordo 4 soccorritori. Il team leader, che vedete è sceso per prima, un veloce scambio di informazioni con gli agenti di polizia presenti sul luogo, e assicuratosi della sicurezza della scena, si reca dai feriti unitamente ai soccorritori. Il team leader è colui che coordinerà
i soccorsi sanitari. I soccorritori che si sono recati sull'automobil, dell'automobilista valutano il suo stato di coscienza, applicano un collare cervicale. I soccorritori che hanno sul motociclista Giuseppe hanno iniziato l'operazione di soccorso, quindi il leader ha bloccato la testa in posizione neutra, hanno effettuato la manovra di prona supinazione detta rollover o più semplicemente rotazione assiale. È una manovra che deve essere sempre posta in atto quando il ferito viene reperito disteso in posizione diversa da quella subita. Avete osservato prima la sinergia dei soccorritori, intanto un altro soccorritore porta la barella cucchiaio, tavola spinale. Hanno proceduto alla rimozione del casco, applicazione del collare, verifica delle vie aeree. Ricordo che non c'è motivo per rinunciare alla rimozione del casco, la manovra se effettuata correttamente da soccorritori esperti non produce movimenti pericolosi, è portata a termine in tempi brevi come avete visto. Intanto all'automobilista è stato applicato anche una steccobenda al braccio sinistro perché ha un dolore, si sospetta una frattura. Si è posizionata la barella cucchiaio bianco, è stata aperta in due. Ricordo che la barella cucchiaio è un presidio utilizzato per lo trattamento dei pazienti traumatizzati dal piano in cui si trovano, in questo caso per terra, al presidio di trasporto ritenuto più idoneo. Non è considerato uno strumento di mobilizzazione e trasporto. Il soccorritore mette a fianco anche la tavola spinale dove il motociclista sarà spostato, intanto per una sospetta frattura alla gamba destra viene posizionata una steccobenda. Intanto all'automobilista è stata fatta una valutazione testa-piedi per vedere se ci sono altre problematiche, viene presa la pressione e altri parametri. Il motociclista è stato spostato sulla tavola spinale. Ricordo che la tavola spinale permette praticamente l'immobilizzazione e il trasporto del paziente mantenendo l'allineamento rostro caudale e un adeguato sostegno al radico. Essendo radiocompatibile poi potrà essere anche usato per tutta la fase diagnostica in ospedale. Intanto la barella cucchiaio è stata rimossa e viene posizionato il cosiddetto ragno. Intanto è stata portata sul posto anche la barella su cui verrà posizionato Giuseppe il motociclista unitamente alla tavola spinale. Mentre i soccorritori fanno tutto questo, gli agenti di polizia stradale, carabinieri, polizia locale,
Polizia di Stato effettueranno i rilievi dell'incidente stradale. Il corridore che sta sull'automobilista ha preso i parametri, quindi pressione, saturimetria, lo comunicherà poi al team leader, il quale li comunicherà a sua volta alla centrale operativa 118. Stessa cosa per il motociclista Giuseppe. Il team leader ha chiesto a un soccorritore di prendere praticamente il tellino. Il medico che si mette sul paziente che sta sulla strada, su Giuseppe. Questo serve affinché non ci sia una dispersione di calore dal corpo e il paziente non vada in ipotermia. Il team leader adesso chiamerà anche la centrale operativa 118, comunicherà i dati e poi riceverà l'ospedale di riferimento, insomma, dove trasportare gli infortunati. Giuseppe, il motociclista, viene posizionato quindi sulla barella. Sarà agganciato anche con apposite ciglia. Giuseppe adesso è pronto per essere portato in ambulanza, trasportato in codice rosso all'ospedale segnalato dalla centrale operativa 118. Sul luogo rimane Antonio, conducente dell'auto, che non ha particolari problemi, e attenderà l'arrivo di un'altra ambulanza per poi essere portato in ospedale, in codice verde. Finita la simulazione. Devo dire che questa dimostrazione ha l'obiettivo di far riflettere su cosa può succedere quando non si rispettano le norme del codice della strada. Anche quando si è solo distratti, magari si ha anche ragione, però la distrazione, insomma, può comportare questo. Oppure nel caso di Giuseppe, il motociclista, velocità e distrazione. Guardate l'incidente, insomma, di oggi. Diciamo che in linea teorica avrebbe significato l'intervento di 5 soccorritori, 4 agenti, un mezzo dei carabinieri, un mezzo della polizia locale, 2 ambulanze, eventualmente anche un'auto medica, in tutto insomma 5 mezzi e 11-12 uomini. Ma non è finita qui. Cosa più importante, abbiamo poi una persona con frattura della colonna vertebrale, sospetta frattura del premore, un'altra persona con la frattura dell'avambraccio. Quindi molta importanza alla prevenzione degli infortuni da traffico, in particolare avrete visto forse di là con alcol e droghe, ma anche velocità, mancato rispetto della segnaletica e non uso di cinture di sicurezza in casco. A ciò si aggiunga la piaga dilagante dell'uso di telefonini. Ricordatevi che la vita è una sola e strada serve sempre la massima attenzione e lucidità. Grazie a tutti, vi ricordo se qualcuno è interessato ci sono delle ancora a disposizione.
delle uova solidali di Pasqua. Matteo Fasano, Alessandra Surai, Giorgia Vantaggiato. I simulatori, il motociclista Enzo Fasano, l'automobilista Donato Oliani e l'altro soccorritore che era l'automobilista Giuseppe Ridotto. Matteo Fasano, Alessandra Surai, Giorgia Vantaggiato. I simulatori, il motociclista Enzo Fasano, l'automobilista Donato Oliani e l'altro soccorritore che era l'automobilista Giuseppe Ridotto. Un applauso degli amici di Soleto presenti. Di Galatina? Niente. Maglie? Tardò? E niente, tutti. Di Soleto! Allora, non lo so, io a Soleto la presenza a livello sportivo non ho capito come sono. Tipo tifosi della Roma ce ne sono? Romanisti? Ci sono, dal papà romanista, bravo papà, bravo, bravo. Tifosi del Napoli ce ne sono? Tifosi del Bari ce ne sono, Baresi ce ne sono. Che cosa è bro. Tifosi, vediamo un po', dell'Inter. Del Milan. Della Juventus. Dove sono quelli che vogliono la Coppa Campioni e tutti i costi oggi? Chi è che ieri sera ha pianto? Tifosi del Lecce ce ne sono! Del Lecce ce ne sono! Non lo so. Sicuro? Sicuro se tifosi del Lecce? E ci nuzzumpa e nubarese. E ci nuzzumpa e nuba. Sono tifosi veramente del Lecce. Allora, chi è il giocatore che vi piace di più del Lecce? La Mantia e Falco, ma tu giochi a pallone? Insomma, con questo fisichetto da spruzzatori per aria, eh? Allora, La Mantia, io ho fatto una canzoncina, chi la conosce? La conosci bene? Cercavo un goleador, Saverio, ho preso te. Non sei la zita mia, ma io te la mintia. Andrea Lama. Ti segni ed è magia, che bomber La Mantia. Sta dienti in un messia. Ah, viva il Lecce, forza Lecce, applauso, sperando che finalmente possiamo tornare in Serie A dove ci compete. Allora, io mi ho portato un super ospite qua, vorrei qua sul palco con me e abbiamo... No! Ma non lui, io chiamavo Albano! Allora, lei quando è arrivato con la macchina era in stato di ebbrezza, è passato col rosso, ha messo la macchina sullo spazio per gli handicappati. Ah no! Stava parlando al telefono. Allora, paga la multa o viene con me a Guantanamo, decida. Ma forse mi conviene pagare la multa, però non ho fatto niente io. Sono 6.800 euro. 6.800? Sì. Ma non ho fatto nulla, non è possibile, la macchina l'avevo parcheggiata sulle strisce blu, forse il grattino mi è scaduto, ma sono 6.800 euro, mi sembra eccessivo, c'è un vigile. Può rateizzare, tenga questa intanto, ecco. Poi, allora, o rateizza o se no mi aiuta a fare una cosa. Cosa? La nimmistica. La nimmistica. Facciamo un po' di nimmistica insieme? Sì, dai, allora mi faccia d'asta. Sì. Allora, 7 verticale. 7 verticale. Fa coppia con Romeo. Alfa. Però avanzano tre caselle. Aspetta, Alfetta. Perfetto. Ragazzi, fate un applauso al video, se no gli fa la multa. Fate un applauso più forte, se no fa la multa a tutti. Bravi. Questo no. Ha scritto le mie prigioni. Minchia, corona. Se escono piangete, emorroidi. Il mitico c'è. Guarda. Posta per te. Un famoso Zola. Gianfranco? Gorgon Zola.
giusto. Il passato di patate, questo è facile, patatai. Se lo fa Batman, Robin. No, ma non è vero, se lo fa! Sì. La figlia di Bush è Buscetta, è piccolina. Stende il bucato. La massaia. Overdose. Questa la capite domani, ma non importa. Si schiaccia in poltrona. Pisolino. Chihuahua, che è piccolino, non si vede. Allora, visita posti meravigliosi. Ginecologo. Contiene il fuoco sacro. La mutanda. Allora, le montano i campeggiatori tedesche. Le tette. Ha due suocere. Inchia sfigato, pazienza. La maga che trasformava gli uomini in porci. Circe? Cicciolina. No. Voi direte non è la maga. E tanto però i pitoni sparivano. Più forte di Golia, Fisherman. Trattamento di fine rapporto, 50 euro. Ma come 50? È famoso quello di Troia. Figlio. No. È l'ultimo a sentire la pioggia, Brunetta. No. Piove. Buongiorno a tutti quanti. Ragazzi, facciamo un grande applauso. Abbiamo l'onore di avere qui oggi con noi, direttamente da Zelig, il grande comico milanese Claudio Batta. Che di milanese ho veramente poco. Buongiorno a tutti, fate un applauso forte. Ci siete, bravissimi. Allora, stai con me. Siamo insieme a parlare di educazione stradale. Siete qui per questo giorno, questa giornata importantissima, che è una giornata molto importante. L'importante però è per voi bambini, ma soprattutto per i vostri genitori, perché l'educazione, giusto, deve partire da lì, dai genitori che devono insegnare a voi come si va per la strada. Voi direte, non guido con la macchina e con la bici, devi stare attento ad andare in bici, ma anche andare a piedi, giusto? Attraversare, come si attraversa una strada è molto importante, mai di spalle, giusto? Con i piedi. Tu come ti chiami? Leonardo. Leonardo. Leonardo, vuoi fare il comico da grande, di la verità. Lo sapevo, vedi? Come si va a scuola in bici. Facciamo un applauso a Leonardo, facciamo! Bravo Leonardo! Io vedo un personaggio strano lì però, Sì, è una figura mitologica del Salento, viene da Cellino San Marco, però non so se è lui o non è lui, Claudio, non ho mai capito. È strano. Viene da, dove hai detto? Da Cellino San Marco. Cellino San Marco. Ah, no. No, ragazzi, non ci credo che voi conosciate Albano, è troppo piccolo. Pure Romina conosci! Albano e Romina, questo è un bambino di 10 anni, 11 anni, trasformato, questo è, vedi, ha fatto il bagno nella piscina di Cocoon. Questo. Senti, ma come mai conosci Albano e Romina? Da mia nonna! Ah. Cioè, perché vanno sempre da tua nonna? Mia nonna se la vede sempre. Ah, tua nonna se la vede sempre. Ma ti piace Albano? Ti piacciono Albano e Romina? Sì. Cantami una canzone di Albano e Romina. Chi la sa una canzone di Albano? Vediamo un po'. Vediamo se la sa. Vai, vai. Felicità, un bicchiere di vino con un panino. Felicità. Allora facciamo la prova albanica, Claudio. Sa solo il bicchiere di vino il bambino, che questo è preoccupante. Facciamo la prova albanica, prova albanica. Ragazzi, chi la sa insieme ad Albano? Vai. 1, 2, 3, felicità! Un bicchiere di vino con un panino, la felicità! E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità! E cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità! Tutti! Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va! Come un pensiero che sa di felicità! È lui! Bravo, bravo!
applauso! Applauso per Albano! Adesso però, io scendo perché devo andare a cercare la Romina. Assolutamente, dove c'è certo. Albano? Vediamo se c'è una Romina. C'è la colpa lo so di chi è. Di Barbara D'Urso e di Mara Venier, se per conoscete Albano, la colpa loro! Eccola qua la Romina, l'ho trovata. Cosa vuoi? Mi canti un pezzo di felicità. Mi canti un pezzo di felicità. Felicità? È lei, è lei. È lei, abbiamo trovato Romina. Vediamo se c'è anche la sorella di Romina. Felicità? È lei, sono Claudio, puoi cercare anche Lorena Lecciso, già che aspetta che cerco la Lecciso, eccola qua la Lecciso, l'ho trovata, eccola qua. Si chiama? Stefania Lecciso, è la sorella. Allora, ci canti una canzone di Albano? No. Non è capace. La Loredana desiliconizzata però. La maestra? Dov'è la maestra? Guardala che non, a un certo punto non sono più maestre. Eccola qua. Buongiorno professoressa. Allora, lei sa una canzone di Albano? Felicità. Felicità. Un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Sono stonata. Però l'ha cantata. Un applauso alla maestra. Che insegna cosa? Religione, quindi religione. Albano è una religione, a suo modo Albano è una religione. Vedi che ha ragione. Anche Albano. Un bacio tra la professoressa. Ma non so se sanno ci sarà la sala. Albano, vedi? Puoi chiedere se sanno ci sarà, Claudio, ci sarà la sala, signora, ci sarà. Ci sarà? Devi crederci, ci sarà una storia d'amore in un mondo migliore. Ci sarà un azzurro più intenso in un cielo più immenso. Ci sarà. Brava maestra! Ma che maestra di religione ci avete? Che professoressa di religione ci avete? Bravissima, bravissima. Allora. Da questo momento si potrà dire non c'è più religione, c'è canto. Che quello con la maglia di Ronaldo? C'è uno con la maglietta di Ronaldo. Sta scappando. Eccolo qua. Allora. Ma come mai? Come mai? Ma come mai la Champions League non la vincete mai? Ai. Sei Juventino? Però stai andando in giro con la maglietta per prendere in giro qualcuno. Calma. Oggi hai cambiato squadra, di la verità. Allora, cosa dicono gli amici? È Juventino o è Juventino? Fatemi vedere un attimo una cosa, chi è che ha la bicicletta qui tra di voi? Ok, chi è che usa il casco per andare in bicicletta? Tu usi il casco? Come ti chiami? Antonio. Antonio, perché usi il casco? Perché sì. Perché andare senza è pericoloso. È pericoloso, quindi mi raccomando. Allora, questo è un altro messaggio importante, ragazzi. Quando andate in bicicletta, il casco, va bene? Non ho tempo perché non ce l'ho proprio. Ecco, allora fatelo comprare da papà e mamma perché è importante. Andare in giro con la bicicletta è pericoloso. Col casco uno dice, ecco, vedi cosa dice? Cosa hai detto, Juventino? Che non cadiamo mai. Non cadete mai. Allora, questa è un'altra cosa importante. Non cadete mai, però questo lo dite voi. Il problema è che per le strade non ci siete solo voi e non decidete solo voi di non cadere. Vero? Ci sono anche le altre macchine. Allora, se una macchina vi viene addosso, non è colpa vostra perché non siete stati bravi a non cadere. Ok? Quindi non siete solo voi a decidere, quindi la sicurezza è importante proprio per questo, perché dovete stare attenti soprattutto agli altri, giusto? Sì. Ce l'hai il casco? Sì. Ma non lo metti? Sì. Perché hai paura di spettinarti, di la verità? Sì. Trovi che questa sia una stupidata? No.
No. Io invece penso proprio di sì, perché è meglio essere spettinati ma sani che pettinati ma malconci, magari con un braccio rotto. Cosa dici? È vero. È vero? Sì. Pensaci allora la prossima volta che vai in bicicletta. Voi siete un po' più grandicelle. Voi avete il motorino? No. No, no, no. Non lo volete? Quando diventiamo più grandi? Quando diventate più grandi magari lo chiedete. 10 anni ancora più. Quindi tra qualche anno. Allora, non avete paura andare in giro col motorino? Non ho idea. Quando vedete qualcuno che ha il motorino, non vi fate un'idea, dice pericoloso andare in giro? No. No. Ecco, allora pensateci e mi raccomando, allora lì stavano facendo prima un test con i motorini, gli scooter, andate a vedere perché è molto importante sapere guidare nel modo giusto, con la testa e non solo con le mani, le braccia e i piedi. Ciao. Ciao. Allora, qua cosa succede? Facciamo delle foto di gruppo? Vai, mettetevi tutti sotto il palco. Trulla sezione se parla de politica, allu barbieri de fi. Intra li barra. Tra le putei non se parla mai, perché tra le putei se mangia e poi se vive. Ci vuette lì de chi, non manca l'occasione. Ci resta ci resta l'urmo se face la ragione. E a casa tocca, cos'è torna? Inizia! Tutti insieme, mieru pezzetti e cazzotti, dimmi dieci nulla assaggiati, entro le igne noi siamo nati, mezzo le strade siamo cresciuti. Chi non batte le mani è barese. Mieru pezzetti e cazzotti, sul turu stemma e l'uronsino, cade gaggipuli a copertino, delle putei e delle Diamo un applauso per il grande amico Claudio Batta. Grazie. Grande Claudio. Grazie. Allora, un'ultima cosa, un'ultima promessa che mi fate. Alzate la mano. Quando andrete in giro la prossima volta in bicicletta, chi metterà il casco? Voglio vedere tantissime mani alzate. Bravi. E se non ce l'avete, ditelo ai genitori di comprarvelo, va bene? E mi raccomando, quando si attraversa la strada, guardare bene e non attraversare mai con le spalle da dove arrivano le macchine, ok? Bene, grazie, facciamo un grande applauso a chi ha organizzato questa cosa, alle insegnanti che vi hanno accompagnato qui, che io definisco sante, anche perché mia moglie è insegnante, quindi lo so bene. E un grande applauso anche ai genitori che hanno partecipato, perché spesso fanno orecchie da mercante, dicono me ne sto a casa, e invece sono venute, bravissimi. Grande applauso anche a voi, grande applauso al comune che ha organizzato e ha appoggiato questa iniziativa, alle forze dell'ordine che vedo là in fondo, grazie anche a loro, grazie ai soccorritori, grazie a tutti, grazie e buona giornata. Mi raccomando, per strada usate la testa. Grazie, buona giornata. Grazie Claudio Batta. Adesso è il momento di passare la voce all'amministrazione comunale, ma soprattutto al sindaco Graziano Vantaggiato, che da anni fortemente vuole questo progetto, uno dei primi che ha creduto in questo progetto e che meravigliosamente porta avanti, e direi sindaco, con risultati sempre più eccellenti ogni anno. Complimenti. Grazie della presentazione, benvenuti a tutti. Allora ragazzi, vi chiedo solamente... Allora, in questi giorni avete appreso dai telegiornali una grave notizia, non so se... Allora, un maresciallo dei carabinieri è stato barbaramente ucciso. Essendo che i carabinieri rappresentano lo Stato, e oggi sono qua i carabinieri, come anche la Polizia di Stato, come prima sono stati i finanzieri, la Polizia locale e quant'altro, vi chiedo a tutti quanti voi un minuto di silenzio per il rispetto del maresciallo caduto mentre lavorava, mentre difendeva tutti quanti noi e per tutte le forze dell'ordine che lavorano per difenderci.
Allora spesso le forze dell'ordine, quando le incontriamo per strada, no, tutti abbiamo paura, se non abbiamo la cintura di sicurezza subito corriamo a mettercela, se abbiamo il telefonino in mano cerchiamo. Allora loro non stanno lì per punirci, loro stanno lì a far rispettare le leggi. Rispettare le leggi significa anche rispettare, cioè tutelare noi, tutelare i nostri genitori, tutelare voi ragazzi, tutelare tutti coloro i quali per un momento si sono dimenticati di utilizzare la testa. E per questo noi abbiamo il dovere di ringraziarli. Allora naturalmente io li ringrazio, ringrazio l'Arma dei Carabinieri che è qui presente, nella figura del tenente Piazza Gaetano, ringrazio la Polizia Stradale, la Polizia di Stato, sezione Polizia Stradale per quello che ci fanno, devo ringraziare obbligatoriamente la Guardia di Finanza che per motivi di lavoro hanno dovuto abbandonarci, sono dovuti andare via. Naturalmente saluto e ringrazio le polizie locali, qui è presente anche il comandante della Polizia Locale di Caratina, devo ringraziare la Protezione Civile, devo ringraziare gli uomini della Croce Rossa, doveroso il ringraziamento dell'ACI che è il partner del Comune di Soleto, perché questa manifestazione è stata voluta fortemente dall'Automobile Club, e qui devo ringraziare il Presidente Provinciale Aurelio Filippi Filippi e la direttrice dottoressa Sambati, che penso l'avete già conosciuta all'interno delle scuole. Poi devo ringraziare tutte le scuole che hanno partecipato, a parte naturalmente l'Istituto Comprensivo di Soleto, però va un doveroso ringraziamento all'Istituto Trinchese di Martano, al Liceo Capece di Maglia, al Vanini di Casarano, al Vanoni di Nardò, al Vespucci di Gallipoli, al Falcone Borsellino di Caratina, al Colonna di Caratina, allo Scientifico di Caratina, perché hanno anche loro creduto in questa iniziativa. Poi devo salutare il professore Barbapietro che è venuto in rappresentanza del Provveditorato degli Studi, che è a livello provinciale coordina tutte le scuole della provincia di Lecce. Naturalmente ho lasciato per ultimo, solitamente per ultimo sono quelli, ho voluto lasciare volutamente per ultimo l'assessore Leo che è venuto qui in rappresentanza della Regione Puglia, anche perché questo progetto è stato finanziato per la prima volta dalla Regione Puglia. Diciamo, in questo progetto all'inizio ci credevamo solamente noi, poi hanno incominciato a crederci anche gli istituti di Caratina, adesso ci crede anche la Regione Puglia. La Regione Puglia ha capito l'importanza di questo progetto, ha capito l'importanza delle tematiche che questo progetto comporta e ha voluto investire, e perciò va il nostro doveroso ringraziamento all'assessore Leo, il quale ci ha dato la possibilità di fare questo. Naturalmente Giampaolo, Pasquale, naturalmente manca Franco perché diciamo è arrivato alla veneranda età di 155 anni, sta un po' compromesso, uscirà con l'estate. Un ringraziamento va a loro perché anche loro ci hanno creduto, sono stati i nostri partner l'anno scorso, sono i nostri partner quest'anno e noi vi ringraziamo per quello che fate. Un altro applauso a questo bravissimo artista. Grazie. Il quale ha lasciato Zenig per venire qua. Grazie a voi. Gaetano Congedo, prego. Allora, adesso facciamo un applauso però anche al sindaco, mi sembra giusto. Allora, naturalmente il Deus Ex Machina è la Polizia Locale di Soleto, della persona anche del tenente Congedo. Non so se avrò altre occasioni per ringraziarlo, però oggi è doveroso. Preside, anzi. Gaetano, invito il preside e l'assessore Leo a consegnare questo riconoscimento al comando della Polizia Locale per quello che hanno fatto e quello che continueranno a fare per la nostra comunità. Un applauso.
veramente complimenti a Gaetano perché ci mette veramente il cuore per questo progetto. Grande Gaetano, grazie anche il super comandante, ricordiamo il comandante e il super comandante. Oh, mi presento da solo io e gli voglio consegnare personalmente. Gaetano, vieni, vieni. Quello è il comando di polizia locale a tutti i tuoi uomini e questo è il mio ringraziamento personale, mio e anche del maresciallo Palmieri che si è dovuto assentare per motivi di famiglia. Questo è quello, il ringraziamento, non so se può bastare o meno, per quello che tu hai fatto in questi anni. Grazie. Grande sindaco, complimenti Gaetano, congedo. Una foto gentilmente, una foto, una foto, una foto. Gaetano, grazie. Ma leglielo più forte l'applauso a Gaetano, se mi fa la multa! Allora io intanto ho il dovere di ringraziare il preside Caputi, preside e tutte le insegnanti, tutto il corpo insegnante, nessuna esclusa, per il lavoro che avete fatto sia per questo progetto e sia per quello che fate quotidianamente per i nostri ragazzi. Mi taccio, vi ringrazio nuovamente e cedo la parola all'assessore Leo che forse vorrà dire qualcosa e poi il preside. Grazie sindaco, un ringraziamento a te e alla tua amministrazione, a tutti quelli che hai nominato, non li rinomino perché sarebbe lungo. Io che devo dire? Dico questo, che intanto sì la Regione Puglia ci ha creduto, penso però che questo deve essere un progetto strutturale, un progetto che deve riguardare una più ampia zona. Io penso che abbiamo parlato anche questa mattina con il presidente dell'ACI, con il direttore dell'ACI, e pensiamo che debba essere un progetto che deve partire all'inizio dell'anno scolastico per educare alla sicurezza stradale tutti i ragazzi delle nostre scuole, non soltanto qualcuna, non soltanto alcune scuole. Quindi pensiamo che debba essere un progetto importante, un progetto con il coinvolgimento del MIUR, dell'USR regionale, delle forze dell'ordine, della polizia stradale, carabinieri, insomma tutte le forze dell'ordine, con i vigili ovviamente urbani dei vari comuni, insomma un coordinamento importante e quindi far sentire l'importanza e la forza di questo progetto che nasce qui in questa cittadina grazie all'impegno davvero importante del nostro sindaco Graziano Vantaggiato. Nasce da Soleto, però secondo me Soleto adesso deve esportare in tutti i nostri paesi, almeno provinciale, questo progetto. Quindi questo è l'impegno che io prendo e probabilmente con l'impegno che ci caratterizza riusciremo sicuramente a portarlo avanti. Grazie ovviamente a tutte le scuole, grazie ai ragazzi, ai docenti, tutti, ai dirigenti, insomma ecco un ringraziamento collettivo e sicuramente qualcosina si è aggiunta all'educazione stradale ancora con questo progetto. Ovviamente colgo l'occasione per augurare buona Pasqua a tutti, a voi, alle vostre famiglie, a tutti quanti, ai docenti, buona giornata, insomma in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie. Il presidente lo lasciamo per ultimo perché è stato cattivo quest'anno, no? O no? Sì o no? No? Ahi. Il presidente, facciamo parlare il presidente. Prego. Il presidente della. Allora, grazie a tutti e alla vostra partecipazione. Spesso la parola prudenza sembra un elemento quasi negativo, sembra un elemento di insicurezza dei giovani e invece non è così. La prudenza è uno dei tanti elementi che porta alla sicurezza. La sicurezza stradale è fatta anche di prudenza, ma è fatta soprattutto di conoscenza delle regole, di applicazioni delle regole, di non sottovalutazione dei rischi che sono insiti nell'andare per strada. Noi come Automobile Club Italia e come Automobile Club Lecce, insieme al sindaco di Soleto, alla regione, abbiamo voluto fortemente questa iniziativa ed è, come anche ha detto l'assessore Leo,
un punto di partenza per portare nelle scuole della provincia, per quanto riguarda la nostra competenza territoriale, questo progetto culturale nei confronti del come si affronta la circolazione, del come si affronta la strada, e perché ogni sera tutti i ragazzi, tutti i genitori tornano a casa tranquilli e sicuri di non aver fatto danni né a se stesso né agli altri. Auguro buona Pasqua anch'io a tutti quanti. Grazie. Buongiorno a tutti. È stata una bella giornata questa, non solo perché abbiamo avuto in regalo questo sole quasi inaspettato, ma è stata una bella giornata anche perché quello che abbiamo visto e che abbiamo davanti, per fortuna, non è un vero incidente, è stata una simulazione. Degli attori hanno fatto finta di scontrarci, di stare male, degli operatori hanno fatto finta di intervenire, ma purtroppo, se andiamo a leggere sui giornali o su internet la cronaca locale, vediamo notizie che parlano di incidenti realmente accaduti, di feriti, di ambulanze che corrono per le strade, di morti, di famiglie a cui viene a mancare qualcuno. È stata una bella giornata anche perché c'è stata una bella partecipazione. Brevemente ringrazio da capo, perché è doveroso, tutti gli insegnanti, tutti gli alunni e anche i genitori che hanno partecipato attivamente a questa bellissima mattinata. Ringrazio il sindaco Gaetano Vantaggiato perché per il terzo anno si è fatto promotore di questa iniziativa importante che si è allargata coinvolgendo tante altre scuole che non sto da capo ad elencare. Ringrazio tutti, le forze dell'ordine, la polizia locale, i rappresentanti istituzionali, l'assessore e tutti quanti per questa bellissima giornata che siamo riusciti a realizzare, sperando di lavorare sul presente e lavorare sul futuro. Gli interventi sui bambini sono doppiamente importanti, dicevamo prima, perché interveniamo sul presente ma investiamo sul futuro, e la sicurezza è qualcosa su cui necessariamente bisogna investire. Grazie ancora a tutti. Allora, credo che la manifestazione finisca qua. Io auguro un buon rientro a tutti quanti voi nelle vostre case. Naturalmente un augurio per una santa Pasqua a tutti quanti voi, grazie. Quella era doverosa. Aspetta. Sì, sì. Allora vogliamo fare ancora un grande applauso all'amministrazione comunale di Soleto, a tutti voi per essere intervenuti, grazie a Mood Communication, a Piero Anselmi, grazie a tutti, a Gaetano Concedo, grande Gaetano, il comandante dei vigili che fortemente vuole questo progetto, che si impegna col cuore ogni anno per rendere speciale questa giornata. E grazie a tutti quanti voi, buona Pasqua, grazie ai vigiletti, mi raccomando, fate sempre rispettare la legge a Soleto, perché dove ci siete voi non si transige. Grazie a Claudio Patta, grande comico che ci ha supportato oggi, è stato con noi, e grazie ancora a tutti quelle docenti, le professoresse, grazie per sopportare proprio generazioni su generazioni, perché voi siete veramente la seconda famiglia, l'educazione nasce a scuola, l'importanza della scuola, l'importanza del lavoro dei docenti, quindi grazie al lavoro che fate ogni giorno, spesso sottopagati, diciamolo pure, perché in altri paesi guadagniamo di più i docenti, però voi non state tutto bene fregate perché ci tenete al cuore della nostra nazione. Grazie alle professoresse, grazie alle maestre, buona Pasqua a tutti, arrivederci, grazie ragazzi, all'anno prossimo!